da SMT Airsoft. Oggi sono qui per portarvi un nuovo episodio della rubrica del soldato, precisamente il numero 6. E in questo episodio tratteremo la mira, come mirare attraverso i vari tipi di organi di mira, passando dal red hot, che è sicuramente il modo più semplice per imparare questo tipo di mira e che soprattutto è la modalità di mira corretta. Passeremo alle ottiche, quindi a tutti quegli inganni e tutte quelle organi di mira con ingrandimento, che siano acqua, che siano ottiche classiche, e poi passeremo agli organi di mira metallici, sia di pistole che di fucili, comunque è indifferente, sono identiche le due modalità. Allora, cominciamo innanzitutto con i red hot, per farvi capire subito di cosa si parla, di cosa si vuole parlare in questo video. E dato anche che il red hot è il miglior modo per approcciarsi a questo tipo di mira, e quindi cominciamo. Tacco red hot, l'ho preso apposta perché è il red hot con più impedimento per la visione periferica, perché ha un corpo molto molto grande che, a differenza di un Pro Point, di un Reflex, di un Eotech, impedisce molto di avere una visione periferica ampia. Quindi, come fare per ovviare a questo problema, per risolvere questo problema? È molto semplice, basta mirare con entrambi gli occhi aperti. Come fare a mirare? Perché mirare con entrambi gli occhi aperti con un red hot? Perché aumenta la visione periferica, permette di avere un campo visivo molto più ampio e avere, stancarsi di meno, soprattutto, essere più belli anche, perché ho più di occhio, tutto quanto brutto, smercio e così, ma ripeto, avere molto più visione periferica. Metti il mirino, vai in puntamento, chiudi l'occhio per cominciare, vedi dove punta il mirino, punti un lampione se vuoi, poi apri semplicemente l'altro occhio e vedrai che il punto rosso rimane fisso esattamente dove era prima. Non è che se apri anche l'altro occhio il punto rosso si sposta, rimane nel tuo campo visivo questo bel puntino rosso che se provi a chiudere l'occhio rimane esattamente dove è mirato, non è che si sposta perché hai aperto l'altro occhio e ti sembra che si sposti, perché all'inizio effettivamente a tutti quanti sembrava che il punto rosso si spostasse, e poi bastava chiudere l'occhio per dire: oh cazzo, ma è rimasto lì ancora il punto rosso. Sì, è rimasto lì ancora il punto rosso. Quindi anche quando si fa un cambio di spalla è molto semplice tenere entrambi gli occhi aperti, visione periferica al massimo, e nessuno ti può fregare nel punto cieco, nell'angolo cieco di visione. Quindi passiamo al secondo organo di mira, che sono le ottiche. Ottiche da soft air, ottiche reali, è indifferente. Come si mira attraverso un'ottica, quindi a un qualsiasi organo di mira con ingrandimento, si mira anche in questo caso con entrambi gli occhi aperti. Sì, non sto scherzando, davvero. Vai in puntamento, chiudi un occhio all'inizio, questo per comunque per imparare poi a arrivare a mirare con entrambi gli occhi aperti. Vai in puntamento e provi lentissimamente, ho un po' più esagerato, proprio licenza poetica, ad aprire l'altro occhio, e noterete che il fuoco di entrambi gli occhi, sembra, a quanto pare, è rimasto all'interno dell'ottica. Quindi tu riuscirai a vedere all'interno dell'ottica e vedrai sfocato tutto il resto intorno del tuo occhio non dominante, quindi tutta la parte sinistra sfocata. Questo cosa serve? Mi è capitato molte volte che quando ero in puntamento, che quando mi stavo muovendo col cecchino con entrambi gli occhi aperti, io vedessi movimento con l'occhio sinistro, vedessi movimento nel mio angolo cieco praticamente di visione, che e quindi appunto innanzitutto prendere la pistola e sparare, oppure semplicemente girarmi con fucile e sparare. Questa cosa qua non sarebbe successa se io avessi tenuto l'occhio chiuso, perché se avessi tenuto l'occhio chiuso, io come avrei fatto a vedere quella persona che è di là? Non l'avrei potuto. Molto semplice. Si mira tenendo gli occhi aperti, anche per quanto riguarda tutti i vari tipi di ottica con ingrandimento. Questo favorisce anche un'altra cosa: quando sono in puntamento, il mio occhio vede attraverso il fuoco, adesso io ce l'ho qui dentro l'ottica, riesco a vedere quindi lontano. Stando sempre in puntamento, io posso andare semplicemente in fuoco e riuscire a vedere anche oltre, sto guardando oltre la videocamera, ma non attraverso l'ottica, ma attraverso l'altro mio occhio, quindi sto scrutando il paesaggio circostante. Ma sta pure ancora piovendo, che due palle. E ora sono andato ancora in fuoco all'interno dell'ottica.
quindi risulta molto molto semplice, molto molto veloce, molto molto istintivo e molto molto meno stancante che tenere sempre questo cazzo di occhio chiuso così. Ottiche, bene, ora passiamo alla parte forse più difficile, ovvero gli organi mira metallici. Organi mira metallici, sicuramente la parte più difficile di questo mirare, di questa mira con entrambi gli occhi aperti. Per quale motivo? Perché lì abbiamo un punto rosso, che è comunque una fonte luminosa, e quindi rimane sempre nel nostro campo visivo. Lì abbiamo un'ottica, quindi ha un diverso tipo di ingrandimento, e quindi sembra che si riesca più facilmente a mettere a fuoco da una parte o dall'altra. Con gli organi di mira è diverso. Gli organi di mira non hanno ingrandimento, non hanno punti luminosi, quindi è molto più complicato fare questa dritta cosa. Non è impossibile, ma è molto molto più complicato. Queste due pistole sono prese in due perché sono diverse, perché una c'ha gli organi di mira neri, l'altra c'ha i puntini bianchi nell'attacco di mira posteriore e quella anteriore. Questi puntini bianchi, che possono essere fatti semplicemente con un iposca bianco, comprabile ovunque, risultano molto molto comodi, molto molto più intuitivi nella mira con entrambi gli occhi aperti. Perché si mira con entrambi gli occhi aperti con degli organi di mira metallici? Perché se io chiudessi un occhio, l'altro mio occhio va a fuoco sull'infinito. Quindi se io cerco di puntare una pistola così, il mio occhio cerca di mettere a fuoco questi due tacchi di mira e l'obiettivo. Indi per cui l'occhio non è fatto per mettere a fuoco due cose diverse. Indi per cui automaticamente tu ti concentri soltanto su questo e vedi sfocato il bersaglio. Con entrambi gli occhi aperti, questo tende a diminuire non poco, poiché l'occhio sinistro quasi ti mette a fuoco, non ti metterà mai a fuoco precisamente, ma ti aiuta a mettere a fuoco il bersaglio, mentre l'occhio destro metterà a fuoco le tacche di mira. È nettamente la parte più difficile da imparare a utilizzare le pistole o gli organi di mira metallici di un fucile con entrambi gli occhi aperti. È sicuramente la parte più difficile, ma dà molte molte soddisfazioni. Qua non stiamo parlando di tiro di precisione, ma stiamo parlando di tiro dinamico. Il tiro dinamico deve essere entrambi con gli occhi aperti, quindi nel soft air il tiro dinamico è molto usato, perché tu ti muovi ovviamente, sei sempre lì camperato come a prendere una pizza e sparare così, quindi per cui questa è una modalità di mira giusta. Come si fa a imparare? Si comincia in puntamento, chiudi un occhio e cominci a camminare, poi cominci, ti fai una piccola corsetta, così l'occhio è abituato a rimanere a fuoco su queste cose. Poi non apri, ti fermi, non apri all'improvviso l'altro occhio, lentamente, sempre di più lo apri fino ad averlo aperto completamente e vedrai la magia. La magia di avere entrambi gli occhi aperti anche con un organo di mira. Sicuramente all'inizio sarà qualcosa di molto difficoltoso, faticoso, perché comunque si perderà il fuoco molto velocemente, molto velocemente. Ma in questo caso si dovrà sparare un po', si dovrà insistere, si dovrà perseverare e vedrete che dopo, io direi anche 100-200 colpi che avete sparato con questo tipo di mira, vedrete che vi risulterà molto molto più istintivo, molto molto più semplice utilizzare entrambi gli occhi aperti anche per un organo di mira metallico. Che dire, non penso ci siano altri tipi di mirini. No, perché se ci sono ho fatto una figura di merda. Se qualcuno ha da dire qualcosa, per favore commenti qui sotto. Ovviamente iscrivetevi alla pagina di Facebook, iscrivetevi al canale YouTube. Queste cose che dovrebbe farle Miguel, lo sapete. Io non sono capace di fare, non ho neanche voglia di farlo. Però, continuiamo. Ovviamente questo video, queste informazioni non sono dette da un esperto in materia assoluto. Io mi sono comunque informato attraverso persone molto più esperte di me, ho discusso con queste persone, ho imparato da queste persone e ora sto portando questo che io so, lo sto portando a voi in maniera molto più easy, con magari un po' meno termini tecnici, eccetera eccetera eccetera. Ho detto una cazzata incredibile, non incavolatevi con me, sono comunque un non esperto. Quindi per cui, se ho detto qualche cazzata, commentate qui sotto,
mettete mi piace o non mi piace se il video non vi è piaciuto, ma commentate qui sotto se vi è piaciuto, anche se non vi è piaciuto e perché non vi è piaciuto, così noi possiamo migliorare. È sempre un work in progress, ragazzi. Quindi, per cui, che dire, Biruniani, stay angry, stay biru, e alla prossima recensione Action Gamer o Rubrica del Soldato, Rubrica di Tech. Ciao ragazzi. Caricarlo di propano, vuoi tenerlo lei? Tengo io. Okay. Lo sento dentro il propano, amici. Lo sento che entrava, che si diffondeva, ok. Qualche 5 secondi e niente, a posto. I mirini sono intuitivi in quanto sono alti, non andiamo a trovare dei mirini bassi, quindi come la Colt anniversario. Sì. Non sono regolabili, però devo dire che